Allora, buongiorno a tutti. Siamo oggi la classe di Music Business del secondo anno della Performance School of Music è collegata direttamente con Tokyo, con il nostro amico Francesco Sondelli. Francesco è un professionista a 360 gradi, perché come lui tra un po' ci racconterà, inizia come musicista, come autore, come cantante, e poi nel corso del tempo ha affiancato alla sua attività più prettamente musicistica, quella di produttore, prima di pedale e poi oggi di altre cose dell'area dello studio, dello studio, della registrazione, dell'audio professional. Ecco. Io partirei subito con la prima domanda, parola a Gabriele. Eccomi. Ciao Francesco. Ciao Allora, la prima Gabriele. domanda in realtà è mezza personale, mezza professionale, nel senso che ci siamo chiesti, tu eri già un professionista più che affermato in Italia, come mai hai deciso di spostarti negli States? Una bella domanda. In realtà penso che sia un po' più il motivo principale per la mia curiosità, anche forse un po' le mie ambizioni. Quando ero più ragazzo avevo voglia di fare grandi cose. Per qualche motivo l'Italia mi limitava nella mia voglia di esprimermi. Avevo già visitato Los Angeles, sono stato molto fortunato, ho lavorato con Steve Lukather dei Toto, non so se voi ve li ricordate, ma no? La band abbastanza famosa, e visitai Los Angeles nel 96, credo, 96-97, e mi piacque tantissimo l'atmosfera, quello che succedeva musicalmente in California. E quindi decisi che l'Italia non mi bastava più, mi cominciava a stare stretta, ero un ventenne, e quindi decisi di spostarmi. Pensai di andarci per un piccolo periodo, giusto per fare esperienza, e poi ci sono rimasto per più di 20 anni. Quindi questo penso risponda alla tua domanda. Beh, certo, assolutamente sì. Fantastico, fantastico. Non svegliamo troppe altre cose, piuttosto andiamo avanti. Perché ecco, una cosa che non avevo detto è che Francesco è stato per 2 decenni praticamente a LA, a Los Angeles. Oggi ho detto che era collegato da Tokyo, ma perché lui vive a Tokyo in questo momento. Poi dopo ci racconterà che cosa fa. Darei la parola ad Asia. Io volevo chiederti, ma avendo viaggiato così tanto, che differenze hai trovato nel lavorare nei diversi paesi, a livello musicale, quindi negli Stati Uniti, in Giappone, in Europa? Questa domanda è un po' complicata da rispondere, perché in realtà, indipendentemente dai paesi, sono state, secondo me, più le generazioni di musica che sono cambiate notevolmente. Nel senso che all'inizio, forse il modo di fare musica con cui io sono cresciuto in Italia, io sono stato fortunatissimo perché fin da piccolo ho avuto dei mentor molto importanti a Napoli. Sono napoletano, penso che si senta. Ed ho lavorato con degli artisti importantissimi, insomma, di gruppi storici, anche di Pino Daniele, di James Enese, Ernesto Vitolo, Gian Moroso, che è scomparso da poco. Quindi sono stato molto fortunato da ragazzo di aver avuto delle persone estremamente preparate artisticamente. In una realtà dove invece la discografia è praticamente inesistente, o almeno all'epoca, quando ci vivevo io, adesso non so, penso peggio, come il resto di tutto il mondo. E quindi Napoli era limitante per questo. Ho anche lavorato con un cantante che si chiama Sal Da Vinci, che mi ha dato tantissimo dal punto di vista artistico, perché mi ha dato la possibilità di lavorare con degli ottimi musicisti. Quindi Napoli è stata un'esperienza molto musica, 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 poco industria, poco capire il. Lavorare non solo sul lato musicale, ma anche quello proprio professionale, no? Di essere in grado di autogestirti, autopromuoverti, autovenderti. E forse in quel periodo non era neanche così necessario come lo è adesso. Non avevamo l'internet che abbiamo oggi, quindi il processo di scrivere qualcosa, metterlo sul nastro e poi lo portare prima agli amici, poi ai familiari, il ritorno il responso era molto più lento di quello che abbiamo oggi. Finisce un pezzo, clicchi, sei già online. E quindi questo cambia tutta la prospettiva di come approcci il fare musica. Quindi io penso, per provare a rispondere alla tua domanda, che non è importante solo la posizione geografica in cui io ho vissuto la musica, ma soprattutto il tempo in cui, il modo in cui l'industria era. Quando io arrivai in America, per esempio, all'inizio, si faceva un sacco di cose dal vivo, c'era il rock, le chitarre, adesso non se ne fa più neanche a Los Angeles, c'è pochissimo. Che E facciamo quindi noi? il mondo.
Lo fate voi, meno male. Quindi il modo in cui tu ti relazioni in industria, perché se vuoi fare una musica professionalmente devi comunque in qualche modo poi giocare il gioco dell'industria. Voi lo state studiando e penso lo sapete anche meglio di me. Quindi per noi era tutto, un'esperienza nuova, l'internet, imparavamo a programmare il MySpace per renderlo più speciale, il Photoshop per farti le copertine per il CD masterizzato a casa, era tutto un altro tipo di approccio. E quindi credo che dal punto di vista della carriera da musicista, Napoli e l'Italia in generale mi hanno dato la cosa musicale. Sono cresciuto in una città fortunatamente molto musicale, un paese in generale come l'Italia all'epoca soprattutto, e poi l'America mi ha dato il live, la performance, il proporre le tue cose alle persone dal vivo, che è diverso che proporre online, cioè suonare le chitarre che si rompono le corde mentre suoni, si scorda, è tutto molto diverso da quello che succede adesso. Quindi penso che musica, la mia formazione musicale, per quanto abbia ascoltato musica internazionale, comunque ha l'influenza della musica mediterranea napoletana, dell'opera italiana, della musica pop italiana, che io tra l'altro amo, non sono uno snobbatore della musica pop, e tutto il rock che ho ascoltato, che veniva da, soprattutto quello inglese più che quello americano. E poi vivere negli Stati Uniti mi ha formato per il live, mi ha formato per capire come si lavora professionalmente. In Italia le registrazioni avevano tutto un altro modo, un'altra forma proprio di registrazione. Si pensa almeno degli anni 90, quando fine 80-90 era tutto molto computer based, cioè click, fai prima le tastiere, la guida, poi fai la batteria, poi per basso. Invece in America si registra insieme, e questa per me è una cosa fondamentale per il risultato finale, la tensione dei musicisti, che anche che lì siano le chitarrate appresso, quello è tutta energia che va nella musica. E purtroppo questo in Italia non si faceva, non so se adesso si sta facendo, ma all'epoca lo non si faceva sempre comunque. Però nel mainstream non si fa, mentre invece negli anni 90 il mio mainstream erano i Soundgarden, io allo Steakhouse, dove abbiamo avuto questa occasione di lavorarci insieme, live, è passato di tutto, si suonava Stone Temple Pilots, ci stavamo tutti quanti insieme, poi certo si fa qualche overdub, ma di base la matrice della registrazione era tutti insieme, e quello secondo me è un approccio completamente diverso proprio all'USA. Ma oggi non si fa più neanche a Los Angeles, perché non si fa più tanto pop, credo. Speriamo che torni presto, ma non se ne fa più tanto. Però anche per esempio gli stessi Toto, che hanno registrato praticamente tutta la musica degli anni 80-90, inclusi album di Michael Jackson, molte delle cose che registravano le facevano tutti in presa diretta, tutti insieme. Quindi questo, vabbè, poi c'è tantissimo altro da dire, però di base, ricapitolando, musica, formazione si fa non si smette mai di imparare, ma quella che ti forma di più all'inizio, quindi per me è stata quella italiana, napoletana, e quello che ho ascoltato. Non so se vi ricordate, ma gli anni 90 c'era questo conflitto tra la musica fusion, che io ho ascoltato perché se non suonavi a una certa velocità non ti chiamavano a fare le serate rock, e quindi io, Dougie Wagle, Cicoria Electric Band, non so, Yuzze, non so se vi ricordate, che tra l'altro erano delle band molto belle, non mi davano quello che invece poi mi davano i Toto, appunto Soundgarden, Stone Temple Pilots, Nirvana, e quindi tutto un purpurì di cose. Frate, andando verso proprio la direzione, diciamo, di cose non prettamente, diciamo, di esaltazione tecnica, ma più di cuore e di pancia, farei fare la prossima domanda a Nicolò, che mi sembra che ci porti in quella direzione. Ecco, io centro. Ciao Francesco, sappiamo che hai avuto un discreto successo sul mercato latino, ecco. Vorrei sapere come ci sei arrivato, se è stata una scelta premeditata o se ti ci sei un po' trovato, insomma, come sono andate le cose, ecco. Qui la storia è un po' lunga, cerco di riassumerla. In realtà io penso che il successo sia sostanzialmente una questione di costanza e fortuna, un misto di costanza, infatti gli americani dicono the overnight success takes many years of work, nel senso che il successo in una notte viene da tanti anni di lavoro e di fallimenti. Io credo che in generale la musica abbia molti più delusioni e fallimenti che successi. E poi il successo è un'esperienza personale. Io
Però rispondo prima alla tua domanda, mi sono trovato un po' per sbaglio e un po' per scelta nel mondo latino, perché io avevo lavorato per un produttore che si chiama Michael Jay per molti anni. Michael Jay ha fatto i dischi di Celine Dion, ha venduto 1 milione di dischi, io avevo una band super rock all'epoca, si chiamavano Primo Zono, poi ci chiamavamo The Battlestones, e il periodo degli Evanescence, non so se ve li ricordate, i primi anni di Linkin Park. Noi facciamo cose simili con le sequenze elettroniche, poi cantavamo, e Michael Jay, che era un produttore di enorme successo, veramente importante, lui aveva avuto successo con una cantante che si chiama Martika, un pezzo che si chiama Toy Soldier, potreste cercarlo se vi interessa, molto pop. Quindi io me lo presentarono e io chiaramente gli proponevo le cose della band super rock, e lui aveva sentito nelle mie cose heavy rock, io cercavo di essere alternativissimo, sentiva queste melodie che credo che siano poi la mia matrice napolo-italiana, che diceva: ma se tu mi togli tutte queste cose rumorose intorno, le chiamava così, le chitarre distorte, la canzone mi sembra molto pop. Infatti molti dei miei pezzi scritti per il rock finirono poi come provini per Miley Cyrus quando stava con Disney, non so se vi ricordate Ashley Simpson, Jessica Simpson, tutta roba super pop di Disney. E io praticamente, per mantenere la band, per mantenermi gli strumenti, lo studio che avevo tra un ristorante e un bagno da pulire, andavo a lavorare da questo Michael Jay scrivendo canzoni completamente ignaro dei copyrights, della BMI, tutto ciò che poi mi proteggeva. Infatti questi pezzi poi lui ne ha fatto soldi, io non ho visto mai un centesimo fino a che non ho imparato la lezione. E io penso di avere molti brani in questi dischi, di cui però non è né royalties né nome nel disco, e lui in cambio mi aveva promesso che avrebbe proposto la nostra band rock alle case discografiche, e parzialmente poi successe, solo lui era poco credibile come produttore rock e quindi poi finì male. Noi avevamo quasi fatto concerti con Sony, i famosi showcase per le case discografiche, e con Michael Jay successe che venne un ragazzo, non so se vi ricordate, la band di Ricky Martin quando era un bambino, si chiamava Menudo, era una boy band di ragazzini, Ricky Martin, c'erano altri, uno di questi ragazzi si chiamava Daniel René, che venne da Michael Jay per fare un disco in spagnolo stile Lava Pausini, e mi chiese, Michael Jay mi diceva: tu puoi scrivere in spagnolo? Sì, no, non ci posso provare, io non parlavo spagnolo messicano che avevo imparato dai camerieri nei ristoranti, questo era il mio spagnolo, e quindi gli scrissi sta ballata, un po' di pezzi, lui voleva una cosa molto romantica, l'italiana, scrissi questi pezzi per lui. E poi lui non lavorò più con Michael Jay, decise di lavorare. Alla fine io ho prodotto e scritto quasi tutto il disco di Daniel René, penso 10 su 12 brani. E mi trovai catapultato in questa esperienza latina per sbaglio, veramente per sbaglio, per fare soldi, per dire la verità. E quindi poi è successo che uno dei pezzi che avevo scritto per lui, qualcosa andò storto con la mia email, e lo misi sul mio MySpace per farlo sentire, cantato da me in spagnolo, uno spagnolo tra l'altro molto rotto, molto strano, che si chiamava Dentro di me, una super canzone super pop, che a quei tempi io non avrei mai voluto cantare, perché non rientrava nei miei canoni artistici, giusto? E invece poi, dopo finito il disco di Daniel René, scoprì che avevo moltissimi commenti sul mio MySpace di potenziali fan dal Messico che amavano questo pezzo, che bella voce, gli occhi celesti, tutta questa storia, dissi: ma forse devo mettere a fare quello che hanno fatto Nick e Tiziano Ferro, e decisi di provarci. Infatti poi mi contattò la Universal Music, la Warner Brothers dal Messico, e ho cominciato a scrivere soprattutto per altri. E poi cose mie, poi il fan club in Messico mi chiese di fare un disco, io lo feci, poi ebbi un po' di supporto da alcune case discografiche, il carissimo amico Ettore Grenci, voi avete conosciuto, Alessandro e Gabo, e quindi mi sono ritrovato in questa cosa che mi dava soldi ma non mi gratificava artisticamente. E poi non smisi di cantare e cominciai solo a scrivere, e lì succede che scrivi diventa lavorare in un ristorante allo stesso menu tutti i giorni, per quanto tu ami cucinare, però fai le stesse cose tutti i giorni e ti passa l'entusiasmo per la musica. Storia lunghissima, tiratissima, però questo è più o meno.
è stata l'esperienza. Per me il mio successo più grande non è quel momento in cui ho fatto soldi con la musica, sinceramente. È interessante vedere come per un sacco di musicisti ci sia questo legame tra il faccio quello che non mi piace ma prendo i soldi. Perché c'è meno ego, tu lo fai per i soldi, quindi non ci metti troppo la tua. Però io ci mettevo la faccia e la cantavo queste cose. Poi ti devo dire la verità, le ho cominciate ad apprezzare, poi sai, cominci a crescere, cominci ad apprezzare la composizione degli archi, cominci a fare delle cose che ti aprono da altri mondi, che ti portano poi magari alla composizione per film. Certo. E quindi in qualche modo io ho riscoperto anche queste origini italiane che anche soprattutto per la nostra melodia, per la nostra forza compositiva che nel mercato latino è notevole, pensa a tutti i nostri che hanno fatto successo, e quindi ti trovi anche con una marcia in più rispetto alla loro industria. Allora riprendo un attimo la parola, perché poi in tutta questa, diciamo...